Oltre 150 cantieri privati attivi ad oggi per quel che riguarda il settore dei beni culturali e più di 50 lavori già conclusi. Sono i numeri snocciolati dal ministro ai beni e alle attività culturali e al turismo, Dario Franceschini, nel giorno dell'inaugurazione del Museo Nazionale d'Abruzzo all'Aquila. Tempi non brevi per il recupero completo, ma del resto si parla di un patrimonio storico notevole. I lavori stanno andando avanti, le risorse oggi ci sono. I cantieri sono aperti, solo per quanto riguarda il settore del patrimonio culturale ci sono più di 150 cantieri privati aperti, ci sono più di 50 lavori già conclusi, ci sono cantieri su interventi pubblici come questo circa 15 già conclusi e altre decine in corso, quindi il lavoro sta andando avanti. Naturalmente è un lavoro che soprattutto sul patrimonio culturale richiede criteri scientifici, attenzione, e i tempi non sono brevi, ma questa parte è una parte che sta andando avanti. Naturalmente, come è evidente a tutti gli aquilani, non basta recuperare il patrimonio, ma bisogna riportare la vita nel centro storico dell'Aquila. Abbiamo fatto una cosa bellissima la prima domenica dello scorso settembre portando tutto il jazz italiano all'Aquila. Torneranno i jazzisti il prossimo 4 settembre, ancora suonando gratuitamente. Sono segnali, insomma, di restituire l'Aquila, i propri abitanti, significa recuperare il patrimonio ma anche riportare la vita nel centro storico. Il ministro ha ricordato quanto siano importanti queste cose per la rinascita della città. Anche un evento come la Maratona Jazz lo ha dimostrato. Il prossimo anno, il 14 settembre, verrà certamente riproposto. Il ministro ha anche annunciato la nascita in città di una sede distaccata del Maxi di Roma, il Museo delle Arti del XXI secolo, che verrà aperto a Palazzo Ardinghelli, i cui lavori, curati anche dalla Federazione Russa, stanno per terminare. Già è stato chiesto ad artisti contemporanei di donare una loro opera per l'Aquila. Un'idea che non è più un'idea, è una scelta di destinare Palazzo Ardinghelli, cui restauro in fase di completamento con delle risorse della Federazione Russa, che noi abbiamo integrato con un stanziamento del Ministero per completare l'allestimento delle sale, che anziché diventare sede di uffici, come sembrava in un primo tempo, diventerà un luogo di arte contemporanea, per cui chiederemo ad alcuni tra i più grandi artisti di arte contemporanea di donare un'opera per l'Aquila e diventerà una sede del Maxi, quindi del Museo Italiano per le Arti del XXI secolo, che avrà, insomma, il modo di offrire un'altra opportunità di cultura all'Aquila.